Eccomi nella stanza di Daniel, finalmente a grandissima richiesta. Lui è col papà, sta piangendo perché deve mangiare. Vi faccio vedere la stanzetta che abbiamo finito. È arrivato proprio ieri l'ultimo mobile che avevamo ordinato. Non sapete, ragazze, se siete incinte, fate la stanza con molto anticipo, perché non è che andate là e vi fanno il mobile, vi fanno aspettare un sacco di tempo. Infatti non ho fatto aspettare un sacco di tempo. Comunque adesso ve la faccio vedere. Sono troppo troppo fiera, anche se questa stanza non è definitiva, perché come sapete, se mi seguite lo sapete, noi ci trasferiremo tra qualche mese in una nuova casa che finalmente sarà la nostra casa, e quindi faremo di nuovo qua di là tutta la stanza nuova, però comunque i mobili ce li porteremo, quindi ok. È venuta molto molto carina, anche se provvisoria, questa stanza, quindi inizio subito col farvi vedere tutta la stanzetta. Allora, si entra da qui. Ah, dovete sapere che poi in questa stanza lui non ci dorme, ma perché dorme qua in camera da letto, dove c'è la culletta, vedete, attaccata al letto. Quindi vabbè, però comunque è comodo perché c'è il fasciatoio, ci sono tutti i vestiti per cambiarlo, eccetera. Allora, vi faccio vedere questa panca, vedete, ci sono tutti i pannolini e tutte le cosine di Daniel. Poi qua c'ho varie cose che suonano molto molto carine, ad esempio per quando lo cambio, vi faccio vedere. Vedete, sono molto molto carine tutte queste cose che creano la melodia rilassante, eccetera. E qui sopra ci sono un po' di cosine che ho preso. Allora, questo non regalo, cariglione, io li amo i cariglione. Questa è la lampada, molto molto carina. Questo è un quadretto che mi ha fatto una ragazza, molto molto carina, di Instagram. Questa è la sua pagina, comunque lo dovrei appendere. Ci sono tutte le informazioni di Daniel. Questo qua ci devo mettere la foto, la sua prima fotina, e queste sono le bomboniere che abbiamo fatto, che mi ha fatto mia suocera, fatte a mano per la sua nascita. Questo qua non so cosa sia, boh, cioè sembra uscito assieme con questo, però vabbè, non so cosa sia. Questa è una cassettiera che praticamente ho comprato su IKEA, perché avevo preso questo completo di mobile. Allora, faccio prima una panoramica generale, così magari faccio vedere. Ta 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 ta. Questo dovremmo toglierlo praticamente perché è un box, però lui è ancora piccolino, però ce l'abbiamo qua perché è carino, a volte ci mettiamo le copertine dentro, i panni da stirare, eccetera. E qua c'è un po' di casino, vabbè, lasciamo stare la culletta, eccetera. Quindi avevo preso questo set da prenatal con il fasciatoio, che è comodissimo, che ci sono tutti i cassetti. Vedete, vi faccio vedere un pochino qua, ci sono tutti i cassetti con tutte le cose ordinate, qua c'ho tutti i pannolini, tutte le cremine, queste sono tutte le cremine che uso per lui, il detergente, sono tutte cose che potete trovare su caritashop.com come al solito. Queste qua, Saponaria e Alchemilla, sono tra i miei prodotti preferiti e veramente mi trovo benissimo. E tra l'altro abbiamo la promo di Halloween su caritashop.com, quindi in questi giorni se acquistate risparmiate il 15% di sconto su tutti i prodotti, quindi anche su questi per bimbi, qualsiasi cosa. E il codice è Happy Halloween, e avrete anche in omaggio il burro cacao se lo scrivete nelle note, e per ordini maggiori anche un prodotto a sorpresa. Vedete, questo qua è l'amido di riso che io metto, ad esempio, è anche finito nel bagnetto. Queste sono tutte le cremine che utilizzo per lui, queste sono, le trovate tutte su caritashop.com, cambio pannolino, questa è la vitamina E. Comunque sono ottime. Allora, questo fasciatoio, vi dicevo, io ho comprato questo fasciatoio, il mobile, la culletta da prenatal, e praticamente ci ho messo una vita per arrivare e mi serviva altro spazio però. Quindi alla fine ho preso anche questa cassettiera, che è molto molto carina e semplice, anche abbastanza economica, e l'ho comprata da IKEA. Molto molto carina e versatile, potete usare anche per varie cose, non solo per bimbi, mi piace molto. E qua ci ho messo tutte queste cosine, ok. Qua vi ho detto, questa panca è stata fatta da mia madre, che è stata fatta con varie decorazioni, e poi alla fine l'ha rifatta così quando è nato Daniel, l'ha rifatta così, vedete, e quindi con tutte queste decorazioni orsetti azzurra. Questo è un quadretto che mi ha fatto una mia amica, che è bellissimo, Daniel Del Re, con tutte le sue informazioni, l'ha ricamato lei, me lo voglio appendere, però non so se è meglio appenderlo qui, non so, consigliatemi dove appendere questi due quadretti e anche modifiche che posso fare alla stanza. Io non sono molto brava ad arredare, quindi mi fido dei vostri consigli. In questa banca, vi dicevo, ho tutti i suoi pannolini. Questo qua è molto utile, è uno scalda
Uno scalo. Vabbè, spegniamo questo, non so se possa darvi fastidio, nel caso spegniamolo, ok. Questo qua è uno scaldastanza che è molto molto utile, ragazze. Io l'ho direzionato così, in direzione del fasciatoio, così quando lo cambio gli arriva aria calda. E poi è molto molto buono, cioè lo accendo e in pochi secondi si fa la stanza calda, quindi è utilissimo, perché i bambini piangono molto quando li cambi perché hanno freddo. Quindi questo è un consiglio che posso dare. Io ho da 30 giorni sono mamma, però vi giuro ho imparato tantissime cose, davvero, anche grazie a voi, perché su Instagram mi date un sacco di consigli, poi io mi informo, poi dalle mie amiche, eccetera. Allora, vi ho fatto vedere le cosine qua. Qua dentro, vabbè, ci sono varie cose, tra l'altro c'ho altre cose a lavare, perché non sapete che si lava, si sporca ogni giorno, una caterba di panni, quindi cioè, a volte lo devi cambiare anche 3-4 volte al giorno, quindi c'ho continuamente panni a lavare, panni fuori ad asciugare, panni da stirare, quindi un continuo. Quindi quelle che vedete qua sono una piccolissima parte, e qua ci sono tutte le tutine. Io sono pazza di Topolino e tutti questi personaggi bellissimi, questo è il leoncino, e queste sono tutte le cosine più particolari, tipo per uscire, un po' più carine. Poi queste ci sono le tutine, invece quelle là più ordinarie che gli cambio, cioè proprio tante volte al giorno, così semplici. Vedete questi completini comodi anche per dormire, pigiamini. Qua ci sono tutti i bodini, sono la cosa che vi serve in assoluto di più, perché considerate già solo se fa la cacca o la pipì, non solo gli dovete cambiare il pannolino, ma anche il bodino puzza, quindi bisogna cambiarlo, oppure se magari rigurgita un po' di latte puzza di acido, quindi vanno proprio presi in quantità industriali. Poi qua ho tutte le asciugamani che utilizzo per lui, perché quando lo lavo, quando lo cambio, io comunque lo lavo sempre, quindi mi serve un asciugamani sia per il cambio pannolino, sia queste qua. Queste sono quelle che invece quando gli facciamo il bagnetto la sera. Poi qua c'è un'altra confezione dei prodotti, la saponaria, come dicevo sono veramente veramente buoni, e vi consiglio di prenderli adesso che li trovate scontati su caritashop.com. E poi anche la scatola, tra l'altro, se prendete tutti i prodotti avete una scatola in omaggio, quindi è molto carino, e qua ci si può mettere la foto, è carino. Qua c'ho varie copertine, questa è una copertina, e questi sono i sacchi Nanna che mi avete consigliato di prendere. Li ho presi da Chiabi, che è un negozio anche molto molto carino, mi piace molto per bimbi. E qua quest'ultimo cassetto è il cassetto un po' degli inciuci e degli imbrogli. Qua c'ho tutte le tutine che non gli vanno più. No, vabbè, ragazze, non sapete che tristezza con queste tutine che non gli vanno più. C'ho tutte le letterine, poi le cose dei regalini per lui. Ok, questo qua è una cosa che vi salverà la vita. Questo si chiama Mangia Pannolini, ed è praticamente, qua ci vanno tantissimi pannolini, poi si toglie questa busta e non puzza la stanza, non sentite cattivo odore, ce ne vanno veramente veramente tanti, quindi è un modo veramente innovativo per buttare pannolini, perché sennò veramente sono ingombranti e puzzano tantissimo. Quindi questo qua ve lo straconsiglio, non si sente odore, nulla, costa 20 euro, ma vi salva la vita. Poi questo qua è il fasciatoio che vi ho detto, qua sotto c'è il bagnettino, vedete dove ci sono le sue cosine, il termometro, la spugnetta, che ogni sera gli facciamo il bagnetto, e mi trovo molto molto bene. C'ha un tubo che poi si svuota nel secchio, quindi la sera lo riempiamo, questo c'ha le ruote, lo portiamo in bagno, lo riempiamo e poi si svuota con questo tubo che svuota praticamente. E qua c'ho praticamente l'amore di Daniel, ovvero che non è la sua mamma ma è questo, il fondo. Ragazzi, ovviamente tutto bianco, avete notato, perché sono malata di bianco, vabbè. Comunque questo qua è un fono, non è per bimbi, però comunque alla fine la stronzata basta metterlo un po' più lontano, non troppo vicino, e non c'è problema. E questo qua praticamente io lo metto qua, perché ogni volta che lo cambio, eccetera, a parte mi serve anche per asciugargli i capellini quando gli faccio il bagnetto, ma poi ogni volta che lo cambio lo metto così qua, lo accendo, non direzionato su di lui, e il rumore lo calma tantissimo. Lui adora il rumore del phone, cioè automaticamente tutti i neonati, questo si chiama rumore bianco, smettono di piangere col phone, quindi ve lo straconsiglio. Poi qua, questo è carino, serve per misurare, anche se lui adesso è ancora presto, serve per misurare l'altezza, è molto
molto carino questo qua. Questo mobile è appunto completo con il fasciatoio e appunto porta, devo finire di sistemare, considerate mi è arrivato ieri, quindi giusto prima di fare il video ho messo qualcosina perché era vuoto, ma devo sistemare benissimo ancora le cose. Qua ci sono un po' di completini suoi da ometto, vedete queste cosine qua, questo maglioncino l'ha fatto la nonna mia mamma, questo è l'altra nonna, oh mio Dio sta cadendo, vabbè dopo lo sistemo, e questo è un altro completino. Qua ci sono tre scarpette, no ma guardate qua, guardate queste Adidas, no vabbè, sono tutte scarpettine. Qua ho messo tutti cappellini, bavettini, devo sistemare. Qua ci sono altre cosine, anche questa felpa pulita è troppo bella. E qua c'è in questa cesta che ho preso sempre da Chiabbi con il Re Leone, perché io amo il Re Leone, ci sono un po' di cosine tipo queste qua con cui ti facciamo il lavaggio al nasino. E qua c'è un cassetto che è vuoto perché devo riempire e devo capire cosa mettere là sotto, perché comunque viene mal di schiena ogni volta ad aprirlo. Ah, qua vi ho fatto vedere, a parte le cosine qua, ah, questi i prodotti di cosmetici sono Carità Shop. I divisori invece che mi chiedete, a parte questo che è un cestino, questi divisori di plastica li ho presi da Ikea tempo fa e li usavo per il trucco. Praticamente poi li ho lavati, disinfettati e ho messo le sue cosine, quindi un modo per riciclare perché non li utilizzavo più. Qua poi ci ho messo tutti, qua sono tutti i panni, questi quadrotti ve ne servono in quantità industriale quando mangia, per tutto. E qua ci ho messo le tutine di ciniglia che ancora non stiamo utilizzando perché qui fa caldissimo a Napoli. Questo guardate che bello, l'ha fatto mia madre per lui, è stupendo, un completino fatto a mano col cappellino. Poi qua sotto invece ci sono le coperte, questa è anche un'altra coperta di lana che mi ha fatto mia zia, è bellissima, altre coperte e queste cose qua che ci serviranno. Poi le tende bellissime le ha fatte mia madre, io le ho comprato la stoffa e lei ha fatto queste tende e sono bellissime, questo motivo dell'orsetto, vedete, stupende, e portano questo fiocco. Queste qua invece mia suocera, mia mamma e mia suocera sono bravissime a fare queste cose, quindi sono molto fortunata. Lei mi ha fatto questi fiocchi da mettere appunto qui, ok. Poi questo qua invece l'avevamo ricevuto da alcuni nostri amici, regalo apprezzatissimo, quando abbiamo fatto il baby shower e ce l'abbiamo qui, però ci piace un sacco, cioè in realtà dovremmo chiuderlo e prenderlo fra qualche mese perché comunque penso debba avere almeno 7-8 mesi per utilizzare questo, ma forse anche di più. Però ci piace un sacco, è troppo bello e si sposa benissimo con tutto l'arredamento, quindi ci piace tenerlo qua. E vedete, questo qua è un box che è comprensivo anche di questo pupazzo, è già uscito nel box, questo cuscino. E poi le altre cose no, questo pupazzo ad esempio è stato un regalo su tutti i regali, anche questa copertina e questo qua anche l'ho preso alla Disney ed è bellissimo, del leone che io lo amo tantissimo. E questo qua è un regalo riciclato di mio nipote che ha donato un suo pupazzo a Daniel, queste sono le bomboniere che abbiamo fatto per lui alla nascita. Ok, arriviamo alla culletta, ragazzi, la culletta fa parte sempre del al completo con il fasciatoio che abbiamo preso da Prenatal e io ho voluto farci montare anche questa qua che è bellissima sopra, ma non so se la useremo mai questa culletta. Comunque dentro ci abbiamo, beh non l'abbiamo ancora fatto il letto, c'è il materasso ma dobbiamo ancora metterci le lenzuola, cioè, perché comunque non lo usiamo, c'è anche il piumoncino, questi sono dei palloncini che mi hanno regalato delle mie amiche, troppo carini, e questa anche è un regalo ed è bellissimo questo qua, aspettate, tantissime musichette. E poi gira anche questo qua, adesso non so bene perché sono un po' sciompa per queste cose, però è molto carino, è stato sempre un regalo. E poi cos'altro di qua c'è anche un'altra cosa utilissima, sempre un regalo, la bilancia. Questa qua è utilissima perché comunque lo peso sempre per monitorare la sua crescita. E poi cos'altro? Ah, questo qua è bellissimo. Questo qua è un è praticamente una
una decorazione che ci hanno portato alcune ragazze quando abbiamo... Ah, fece anche il video, quindi l'avete visto quando facemmo la decorazione della nascita. Le ragazze ci misero questa qua nel soggiorno e Dario disse: perché non ce la facciamo a lasciare e la mettiamo nel muro e ci sta proprio bene qui. E abbiamo pensato che quando poi andremo nella nostra casa nuova definitiva di farci fare un murales così. Quindi magari se sapete qualcuno che fa queste cose proprio sui muri, noi vorremmo farci fare proprio un murales tipo così, quindi non più di carta, anche se già è bellissimo così, ce lo vorremmo far fare questa raffigurazione proprio sul muro. Poi qua c'è la valigia che ho utilizzato per il parto del leone, se vi ricordate. Qua ci sono un po' di casini. Questa è una borsa dei panni sporchi. Voi dovete sapere, ragazze, che ogni volta io ho sempre questa busta fissa qua, la riempio e ogni 2-3 giorni facciamo le lavatrici solo per lui, quindi ho sempre una busta fissa. Questa già è piena, praticamente l'ho iniziata ieri. Dicevo, si sporca davvero tanta roba. E questo qua è un pezzo del nostro trio che vi avevo già mostrato anche, penso sicuramente in altri video, anche su Instagram. E questo è il carrozzino, poi la navicella e l'ovetto in macchina, la navicella giù. Quella è una palestrina che ci hanno regalato degli amici, che tra poco inizieremo a mettere, a farlo giocare. Adesso è ancora troppo piccolino. E poi c'è la culletta, vi ho detto, in camera da letto. C'è anche, ci sono varie altalenine sparse per la casa, quindi non è che finiscono qua le sue cose, però questa è la sua stanzetta e spero che vi piaccia, molto molto carina. A me piace, anche se è provvisoria. Quindi questa era la stanzetta di Daniel. Ho fatto questo video perché me l'avete richiesto in tantissime. Fatemi sapere se vi piace, lasciate tanti like al video, vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Oltre a consigliarvi una lampada, perché è veramente utile, perché i bimbi neonati, quando accendi la luce, gli dà molto molto fastidio, tipo se le cambiate anche la notte eccetera, quindi questo è un consiglio che vi do. E poi un'altra cosa, se prendete questo mobile, vi faccio vedere, scusate, ho Daniel in braccio che fa i versetti, quando lo chiudevo e sbatteva, lui si spaventava un sacco, appunto perché sta qua sul fasciatoio. Quindi ho messo questi gommini che si trovano un po' ovunque, vedete, uno di qua, uno di là, per così quando lo chiudo, anche se lo accompagno, a volte può capitare che scappa, vedete, fa meno rumore. Questa è anche una cosa che ho imparato col tempo e che vi consiglio. E che vi consiglio, ragazze, è questo coprifasciatoio. Cioè, vi consiglio di, in realtà io l'ho preso sempre da prenatal, ma non è questo l'importante. Vi consiglio semplicemente di prenderne più di uno, perché anche questi qua si macchiano. Metto anche un asciugamano sotto, ma comunque si sporcano, quindi si cambiano spessissimo. E carino se hanno queste tasche che sono utili. Quindi questi sono i miei consigli da neomamma.